Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questa nuova serie sul mio canale. Questa serie sarà dedicata al videomaking e ad DaVinci Resolve. Oggi infatti vi voglio dimostrare e voglio spiegarvi passo per passo come io faccio la color correction e il color grading. La color correction e il color grading io la faccio attraverso una metodica che viene chiamata Access Light, scusate la pronuncia ma io lo dico così per non fare il finto inglese. Questa metodica innanzitutto non è mia. Quindi è una metodica che io ho imparato attraverso un corso che ho fatto. Questo corso potete trovarlo nella descrizione. Consiglio di farlo perché io mi trovo bene, veloce, non è costoso appunto e soprattutto ti permette di fare il matching di varie camere. Perciò, ad esempio, se voi state registrando come in questo caso, come me, in questo caso con una GH5, potete matchare le clip di una GH6 o addirittura di un'altra marca, quindi ad esempio matchare i colori delle clip con il drone DJI o Panas o Sony o Canon e via dicendo, addirittura anche Blackmagic e altre marche molto più importanti. Adesso passiamo subito a DaVinci Resolve così vi faccio vedere sul programma come funziona. Bene, ora che siamo su DaVinci Resolve siamo davanti a questo progetto. Questo progetto non è stato creato da me, ma è stato creato da chi ha fatto il corso. Ci sono dentro all'interno varie clip di varie macchine, tutte native, quindi come sono uscite dalla macchina. Ad esempio questa qua è di una Blackmagic Pocket GH5 GH6. La potenzialità di questo corso, oltre al matchare le clip con i colori di varie macchine, è quella anche di poter correggere la white balance. Ad esempio in questo caso, come possiamo vedere, io qua ho davanti a me due clip, una delle due ha la white balance sbagliata. Nel corso ti fa vedere anche come correggere la white balance e portarla allo stesso livello. Adesso io vi farò vedere come si può rendere il Rec 7 Online uguale per due macchine, sempre della stessa famiglia Panasonic. In questo caso abbiamo una GH6, che sono questi tre blu, quindi 1, 2 e 3, e di una GH5 che sono questi qua arancio, 1, 2 e 3. Adesso vi faccio vedere come si procede. Allora, innanzitutto per aiutarci si fa così, almeno questo è quello che faccio io. Si colorano le clip, tipo la macchina GH5 le clip sono arancio, GH6 le clip sono blu. Questo vi serve perché quando andate sul vostro pannello color avete le tre clip già con dei pallini, vedete, in angolo a destra. Se voi le selezionate sapete che queste tre clip qua le avete colorate di arancione perché la vostra macchina X l'avete voluta colorare così. Selezionano tutte le clip e si fa tasto destro, Add into new group. Il gruppo lo potete chiamare come volete, in questo caso lo chiamo GH5. Una volta selezionate le tre clip della vostra macchina fotografica, appariranno qua, in questo menu a tendina, tre nuove sottoclassi, tre nuovi sottogruppi, chiamiamoli. Il gruppo pre-clip, clip e post-clip, mentre prima avevamo solo clip e timeline. Nel corso vi viene fornito dei power grade e dei loot, di input e di output, e poi anche vari altri loot. I power grade non sono nient'altro che dei nodi già messi in ordine, semplicemente nominati, che vi aiutano a fare il lavoro. Quindi ad esempio c'è il nodo white balance esposizione, poi c'è il nodo colore, il nodo saturazione, il nodo tono e varie cose. Allora adesso noi nel gruppo pre-clip dobbiamo andare ad applicare questo power grade che si chiama pre-clip. Di conseguenza in clip applichiamo power grade clip e nel post-clip applichiamo il power grade post-clip. La cosa importante è andare a prendere nella cartella loot in input, trovare la cartella con la marca della macchina fotografica e andare a scegliere il profilo colore con cui avete registrato. Ad esempio, in questo caso con una GH5 si può registrare con questi tre formati, quindi se avete registrato col CineLight D, con la Library Log Gamma o col Vlog. In questo caso qua è un Vlog, quindi gli andiamo a mettere il Vlog. Ora adesso tutte e tre le nostre clip ci sarà lo stesso IDT, quindi lo stesso input. Del post clip, nella ODT, andiamo a scegliere, diciamo, l'uscita del video, quindi l'output, che andiamo a prendere sempre nella cartella dei loot, in output, SDR, e possiamo scegliere tra questi quattro. Io ad esempio mi piace molto questo qua, il neutral, che è molto bello, guardate che bello che è. Molto bello. Stesso procedimento andiamo a fare per le clip della GH6, quindi selezioniamo 1, 2, 3, add into new group, lo chiamiamo GH6, tanto era già uscito, bravo da Vinci. Adesso andiamo a fare la stessa cosa, quindi pre-clip, apriamo il power grade, applichiamo,
clip, power grade, post clip, power grade. Stessa cosa dobbiamo farlo qua, quindi andiamo in pre clip e andiamo a scegliere il LUT con cui abbiamo registrato il video. Anche questo qua è il vlog sempre della GH6 e l'input vlog. Nel post clip andiamo ad aggiungere invece l'output sempre in SDR e mettiamo lo stesso. Ora vi faccio vedere che anche solo con questi piccoli passaggi che sono molto veloci si può ottenere già un livello di qualcosa, diciamo, finito. Ovviamente si può fare qualsiasi cosa adesso, si può andare a modificare, alzare la luminosità, contrasto, mettere maschere e varie cose. Questi sono quelli con la GH6, col vlog, mentre questi sono quelli con la GH5. Ora vi faccio vedere un'altra cosa, i film simulation, film EMU. Noi adesso, lavorando nel group pre-clip o nel group post-clip, andiamo a lavorare a tutto il gruppo. Quindi significa che se noi abbiamo messo 5 clip della stessa macchina fotografica nel gruppo GH5 ad esempio, lavorando nel gruppo pre-clip e nel post-clip andiamo a lavorare su tutto il gruppo. Invece nel gruppo clip andiamo a lavorare solamente su quella determinata clip. Noi adesso andiamo a lavorare nel post-clip, così che andiamo a modificare tutte e tre le clip che abbiamo messo nel gruppo post-clip. Adesso noi possiamo andare sempre nella cartella di LUT della Film Emulation e qua possiamo sbizzarrirci mettendo qualsiasi tipo di Film Emulation. Ovviamente se noi dobbiamo farlo, lo facciamo anche magari a quelle con la GH6. Quindi ragazzi, come avete visto sia all'inizio del video sia ora, questa è la metodica con cui io coloro i video. La metodica, ragazzi, mi ha aiutato davvero tanto, soprattutto perché avevo difficoltà nel colorare le clip. Mi ha aiutato soprattutto nel riuscire a matchare i colori tra la mia macchina fotografica e il mio drone. Soprattutto perché quando andavo a montare i video sia col drone e con la macchina fotografica vedevo la differenza di colori anche registrati dalla macchina fotografica al drone, e questa cosa qua mi dava sempre un po' fastidio. Come vi ho detto all'inizio video, in descrizione potete trovare il link del corso. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!